highs and rolling on to you. In Biblioteca 2021, Bagnara Calabra, presentiamo l'ultima fatica letteraria di Francesco Idotta, lo chiederò a Neil Young. Francesco, che è un romanzo di formazione intriso di bei riferimenti musicali, letterari e filosofici. Sì, grazie innanzitutto, buonasera, sono contento di essere qui e aprire questo ciclo di incontri con l'autore. Sì, è un libro, come dicevi tu, un romanzo dove il protagonista è un ragazzo ispirato a una storia vera che ha subito qualche atto di violenza a scuola e quindi si deve reinventare il modo per poter superare questa difficoltà. La musica è uno dei modi, Neil Young in modo particolare, ma anche il mito, la letteratura lo aiuteranno ad affrontare questi problemi e a superarli. Siamo con Stefania Guglielmo, una delle relatrici della presentazione del volume Lo chiederò a Neil Young di Francesco Idotta. Stefania, un romanzo di formazione molto, molto attuale, diciamo, prima con l'autore. Assolutamente sì, Francesco Idotta ci ha regalato il suo nuovo testo e anche questo è apprezzabilissimo, molto diverso dai precedenti e da leggere a qualsiasi età, veramente un romanzo di formazione a tutti gli effetti. You all I have to say. Just let children see the pain. Wake a dream this night away. But there's a full moon rising as you dance in the light. When all the music plays. Siamo con Tina Maceri, presidente del Consiglio Comunale. Tina, è stata in biblioteca, è arrivata la sua quarta edizione 2021, grande soddisfazione presumo per tutti noi che siamo qui dal primo anno. Sì, grande soddisfazione ed è veramente emozionante poter dire che siamo alla quarta edizione perché la biblioteca non si è fermata neanche nel periodo in cui tutto il mondo ha risentito di quello che sta succedendo, dell'emergenza sanitaria che ci ha costretto a limitazioni che mai avremmo immaginato di poter vivere. L'attività della biblioteca è andata avanti, il programma di quest'anno è forse anche più intenso di quello degli anni precedenti che già sono stati belli e ricchi. Quindi è un appuntamento che mi auguro che venga sostenuto anche dai lettori e dal pubblico, perché le nostre serate, mi permetto di dire così, vivono molto del contributo del pubblico, quindi per autori, per organizzatori è una grande soddisfazione vedere che la partecipazione è corale, per cui ce n'è, come si dice nelle grandi pubblicità, un po' per tutti i gusti. E anche l'organizzazione, un'organizzazione che non si ferma mai, durante tutto l'anno c'è sempre la partecipazione non soltanto degli amministratori e dei collaboratori esterni, ma anche di chi si occupa della biblioteca, di Pina Luppino, di tutti quanti, per cui il risultato finale, che è quello che vediamo in estate nelle serate, è veramente il punto di arrivo di un lavoro corale che va avanti per tutto l'anno.